Roberto Succo nasce a Mestre nel 1962. Intelligente, dal fisico prestante e con gli occhi azzurri, dietro a questo ragazzo apparentemente normale, si nasconde un mostro privo di anima. A soli 19 anni, il 12 aprile 1981, Roberto uccide i propri genitori, il padre Nazario di 53 anni, poliziotto, al quale ruba la pistola di ordinanza, viene strangolato, mentre la madre Maria, 40 anni casalinga, viene accoltellata. I corpi vengono lasciati a marcire nella vasca da bagno. Le indagini portano subito al figlio Roberto, che però nel frattempo è scomparso da casa. Passano solo due giorni prima del suo arresto, avvenuto dopo una colluttazione con un sottufficiale che lo aveva riconosciuto. Alla polizia, Succo si giustificò dicendo: «La mamma mi aveva escluso, a scuola andavo male, mio padre non voleva prestarmi l'auto». Roberto viene così dichiarato schizofrenico e totalmente infermo di mente dal tribunale di Venezia l'8 ottobre 1981. Internato in un ospedale psichiatrico, dove avrebbe dovuto restare in osservazione per 10 anni, nel 1986 fugge durante un permesso per frequentare l'università e si rifugia in Francia. Nel paese transalpino, Succo miete diverse vittime e allaccia una morbosa relazione con una ragazza sedicenne, che finirà comunque per lasciarlo dopo l'ennesima lite, esasperata dai comportamenti violenti del ragazzo. Tra le vittime francesi di Succo, troviamo un brigadiere svizzero, André Castiglio, freddato nell'aprile del 1987, un medico, un ispettore di polizia e, sempre nello stesso anno, due 17enni, violentate e ammazzate a colpi di pistola. Rientrato in Italia, Succo viene catturato vicino a Treviso, il 28 febbraio 1988. «Sono un killer», dichiara, «per mestiere ammazzo la gente». Durante l'interrogatorio, confessa anche che prima di sparare alle sue vittime, gli urlava «Gite tue, ti uccido». Già al primo giorno di detenzione, Succo tenta di evadere, improvvisando una conferenza stampa sul tetto del carcere di Treviso. Rimasto ferito, 4 costole rotte, viene trasferito a Vicenza, dove, nella notte tra il 22 e 23 maggio 1988, muore suicida nella cella di isolamento, soffocato da un sacchetto di plastica e una bomboletta di gas. Prima di morire, Succo fu nuovamente sottoposto a perizie psichiatriche che lo confermarono totalmente incapace di intendere e di volere, affetto da schizofrenia, paranoie e idee di superiorità. Con il proprio suicidio, è svanita la vita di un ragazzo apparentemente normale, ma che era invece uno dei più spietati serial killer italiani, tanto da ispirare un film candidato al Festival di Cannes, intitolato appunto Roberto Succo. Termina così la sua orrenda esistenza ammorbata da omicidi e manifestazioni di terribile schizofrenia.